Molto probabilmente non bevi acqua a sufficienza. So che è difficile sforzarsi, ma bisognerebbe farlo soprattutto al primo impulso della sete. Se invece non la senti, è ancora più importante imporselo manualmente. Idratare il corpo in modo giusto è fondamentale. Siamo costituiti principalmente di acqua, quindi per noi è di primaria importanza per la digestione, per l'eliminazione di scorie e tossine, per la regolazione della temperatura, per la funzionalità e il transito intestinale, per il trasporto di nutrienti e ossigeno nelle cellule, insomma, per la nostra vita. Ci voleva proprio. Ormai mi conoscete, ma se sei nuova ne approfitto per dirti due cose su di me. Sono Maria e sono una nutrizionista. Nel mio studio a Milano mi occupo di alimentazione sana, lotta alla cellulite, dimagrimento e tanto altro ancora. Tutte tematiche che ho deciso di riportare qui nel mio canale. Se ti interessano ricette gustose, trucchi sull'alimentazione e consigli su come dimagrire, sei nel posto giusto. Clicca sul tasto iscriviti e attiva anche la campanellina per rimanere sempre aggiornata su quando escono i nuovi contenuti. Proprio in studio mi viene fatta la domanda: ma è vero che bere tanta acqua aiuta a dimagrire? Questo dubbio deriva da alcuni studi scientifici secondo cui l'assunzione abbondante di acqua attiva la termogenesi e in seguito aumenta il metabolismo del 30%. Tuttavia, questi studi presentano delle grosse limitazioni e quindi ad oggi non possiamo prenderli in considerazione. La dose ideale, secondo l'EFSA, sarebbe intorno ai 2 litri di acqua per adulti e anziani di sesso femminile e 2,5 per il sesso maschile. Tuttavia, per arrivare a queste quantità, spesso facciamo fatica. Quindi, che cosa possiamo fare per bere di più? Di solito la sete si presenta a intervalli di un'ora. Più l'ascoltiamo e più la secondiamo, più impariamo a bere anche prima del suo arrivo. Possiamo aiutarci impostando la sveglia a orari regolari oppure utilizzare una delle tantissime applicazioni su App Store che ci ricorderanno quando è il momento più giusto per bere acqua. Prepariamo una borraccia da tenere con noi da almeno 1 litro. Il nostro compito sarà quello di svuotare il suo contenuto nell'arco della giornata. Se poi riusciamo, la riempiamo nuovamente, magari al lavoro, con l'obiettivo di finirla entro il nostro rientro a casa. Chi è abituato a bere succhi o bevande zuccherate farà sicuramente più fatica all'inizio perché l'acqua è incolore e insapore. In questa fase possiamo aiutarci con delle tisane sia calde che fredde, acque detox e tè. A proposito delle acque detox, sono una miniera di vitamine, minerali e antiossidanti. Se non avete ancora visto le mie ricette, vi lascio qui il link in descrizione per vedere il video. Ai pasti possiamo aggiungere una buona quantità di verdure come zucchine, cetrioli, pomodori, lattuga, ovvero tutti alimenti che sono molto ricchi di acqua e quindi ci aiuteranno a raggiungere il nostro fabbisogno giornaliero. E voi, quali strategie mettete in atto per poter bere regolarmente? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!